di mano! Vai, perfetto, allarga. Palla di Ok, allargo. Questa no, questa no, non me la voglio questa lui. Fammi vedere un'altra. Fammi vedere un'altra. Ok, ti metto la stessa. Dammi la retro. Non mi devi dire nulla. Vai. Non mi devi dire nulla. Vista? Stai tranquillo. Paolo, il braccio è largo e la prende sul polso, quindi calcio di rigore confermato, perfetto. Allora, dal punto di vista arbitrale vi faccio notare solo un paio di cose, che sono degli errori tecnici, di procedurali, mettiamolo così, che possono fare la differenza comunque sia. Qui stiamo parlando di una zona grigia, come vi ho detto prima, dove la dinamica è più importante della posizione. L'errore che è stato fatto qua è che non è stato visto in dinamica, dove vi ho detto invece che in queste zone qua, cioè quelle grigie, la dinamica è più importante della geometria. E quindi nel momento in cui l'arbitro fischia rigore ed è stata una valutazione di campo, il VAR per tocco di braccio, e dopo vedremo anche l'interpretazione del VAR, braccio discretamente largo, lo giudica, dice ok, è supportabile, sono d'accordo con quello che tu fai in campo. La domanda che vi faccio io è: per voi questo è punibile o no come posizione e come dinamica? Cioè, un giocatore che in questa posizione sta difendendo, presidiando uno spazio e la palla gli viene a sbattere contro per una deviazione improvvisa, come lo classificate? È la stessa classificazione che abbiamo dato noi. Questo è non rigore. Per noi è un errore in campo giudicarlo. La difficoltà è l'utilizzo o meno della tecnologia per toglierlo. Siete d'accordo nell'utilizzare la VAR qua per farglielo rivedere? Perfetto. Siamo d'accordo allora. Paragoniamolo a questo, ovviamente. Cioè, se quello di prima così è non rigore, paragoniamolo a questo. A me la velocità è normale. Guarda in corso. Allora, da qua si vede un po' meglio probabilmente. Sono convinto, certo, che il rumorio, il brusio che è venuto fuori sia dovuto al fatto che è stato lo stesso giocatore che ha fatto per 3 volte consecutive un tocco tra braccio e mano. Domanda, in base a quello che ci siamo appena detti, come posizione, è da punire o no questo? Ci sono dei dubbi? Perfetto. Questo è quello che... Ovviamente questi 3 episodi sono quelli che hanno creato tutte le polemiche, dove in realtà mi state dicendo che siamo d'accordo. Siamo, non sono, siete, siamo. Cioè la vediamo alla stessa maniera. Tranne uno. Ah. Evitare tutte questi, tutti i dubbi che nella circostanza precedente si fosse detto. Sono d'accordo. C'era stato un errore di valutazione, allora, nella partita. Ne parliamo adesso velocemente. L'obiettivo. Perché sennò, ne parliamo adesso velocemente. L'obiettivo nostro, l'ha accennato prima presidente, nostro è quello di poter comunicare il prima possibile degli episodi che sono controversi. Ovviamente non tutti, perché sennò la richiesta è voglio che mi spieghi quello. Cioè, non è quello. L'obiettivo è far chiarezza. Siamo qua per far chiarezza, facciamola. Diciamo anche semplicemente dove sbagliamo e accettiamo però che io possa dire abbiamo sbagliato.